Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Agnese e anche oggi parliamo di libri. Come ogni mese che si rispetti, ho le mie letture di cui parlarvi, quindi questo sarà proprio il wrap-up del mese di ottobre, quindi parleremo di tutti i libri che ho letto ad ottobre. Sono questi qui più degli audiolibri, in tutto sono 9 le letture che ho fatto e devo dire sono quasi tutte abbastanza soddisfacenti e soprattutto molte sono a tema. Quindi iniziamo subito. Prima di iniziare vi ricordo come al solito che trovate tutti i link di questi libri di cui andremo a parlare qui sotto nell'info box. Sono link Amazon affiliati, quindi se volete acquistarli su Amazon tramite questo link io riceverò una piccola commissione per portare avanti il canale. Vi aspetto sempre nei commenti per farmi sapere ovviamente cosa avete letto voi, così da poter prendere spunto magari per le prossime letture o confrontarci se avete letto anche voi qualcuno dei libri che ho letto io. Il primo libro di cui vi parlo è una lettura che in realtà avevo iniziato a settembre, perché mi ispirava e poi me la sono portata anche ad ottobre perché non sono riuscita a finirla e alla fine diciamo si è rivelata la cosa giusta da fare, perché comunque è una lettura che ho un po' inserito nel genere gotico, un po' così disturbante, quindi secondo me anche dalla copertina ci stava nel periodo, nel mese di Halloween quantomeno, anche se l'ho letta inizio mese. E sto parlando di Vicino al cuore selvaggio di Clarice Lispector, primo romanzo dell'autrice. Questo l'ha scritto giovanissimo, aveva forse 20 anni. Lei è di origine ucraina ma poi si è trasferita veramente piccolissima in Brasile con la famiglia, quindi in realtà scriveva in portoghese. E primo approccio per me a questa autrice che mi ha lasciata abbastanza sconvolta. Non sapevo nulla, io come al solito non so quasi mai nulla dei libri che leggo, però ormai ho imparato un po' a riconoscerli, quindi sicuramente vi dico che mi è piaciuto nella sua particolarità. Sicuramente non è un libro per tutti. Lei è stata tantissimo paragonata a Joyce o a Virginia Woolf proprio per l'uso del linguaggio, di questo flusso di coscienza che ha nei suoi libri, anche se qua in realtà siamo davanti a un romanzo scritto in terza persona. La trama non è eccessivamente importante, anzi quasi non c'è una trama. La nostra protagonista è Joanne, che seguiamo da quando è piccola durante la crescita, che è una persona molto molto speciale, sicuramente molto particolare. Seguiamo, come dicevo, tutti i suoi pensieri, un romanzo molto intimo, molto rivolto all'interno, quindi a capire proprio i pensieri di questa protagonista, che viene stravolta, viene turbata da varie cose, prima di tutto la morte del padre quando è piccola e in generale comunque il contatto con tutte le altre persone, con tutti gli altri esseri umani, che per lei è qualcosa di disturbante, qualcosa che è un po' come se la privasse del suo essere, del suo pensare, dare una forma alle cose, ecco. Quindi quando lei è in compagnia, quando entra in contatto con gli altri, è come se non fosse se stessa, cosa che succede anche quando decide di sposare un uomo, sposa questo Octavio, che in realtà già conosceva, che ha vissuto con lei per gran parte della vita, ed ecco che la seguiamo durante tutte queste quasi pazzie interiori. Ecco, il libro per questo secondo me è molto difficile da seguire, perché non c'è un filo logico, molto spesso ci sono i pensieri, c'è questo flusso di pensieri che va libero, che molto spesso passa da una cosa all'altra e quindi non è, cioè ci richiede una grande attenzione. Per dire, lei anche dai parenti viene considerata una vipera quasi demoniaca, cioè viene trattata come se fosse qualcosa se avesse qualcosa di sbagliato, ma in realtà noi ci accorgiamo soprattutto verso la fine che tutto il romanzo è vero che non ha una trama, ma si gira intorno proprio allo stesso tema, che è questo interrogarsi interiormente, dare una forma alle cose, cercare le parole giuste. C'è un sacco di riflessioni proprio sulla lingua, sulle parole, sull'inventare nuove parole per cercare di descrivere il mondo e dare un senso al mondo, e questo cercarsi è molto spesso all'interno e riporta proprio a quello che poi dà il titolo al libro, che è il cuore selvaggio. Ecco, il cuore che sta all'interno di noi, il cuore di ognuno di noi. In questo caso nella nostra protagonista è come lasciato libero, non lo so, non segue degli schemi magari imposti, è molto proprio selvaggio, nel senso che si avvicina a quelle che sono le emozioni, le sensazioni primitive dell'uomo. È difficile parlare di questo libro, io non so se ho reso minimamente l'idea di quello che c'è all'interno. Per me è stata una lettura molto molto interessante, come vi dicevo non facile, assolutamente non facile.
nella prima parte soprattutto ho sottolineato veramente tante cose, poi verso la fine mi sono un po' persa, forse perché ero un po' più distratta e proprio per questo vi dico che ci vuole una grande concentrazione, non è una lettura che si può fare in qualunque momento, secondo me, anche quella da portarsi per esempio in giro, leggerne un po' ogni tanto. Secondo me no, richiede proprio di essere seguita perché c'è un grande spessore, anche molto diverso secondo me da quello, almeno per quanto mi riguarda, sono abituata a leggere solitamente, proprio per questo non essendo abituata a questo genere di scrittura, anche di flusso di pensieri, per me richiede un'attenzione maggiore. Ma nel complesso mi è piaciuto molto, vorrei leggere altro dell'autrice. So che è stata, questo libro soprattutto appunto che è il primo, è considerato un capolavoro e ne capisco la forza che ha. Secondo libro, anche questo credo di averlo iniziato a settembre, esatto, a fine settembre e poi l'ho finito a metà ottobre circa e sto parlando di Revolutionary Road di Richard Yates. Questo libro tra l'altro l'ho comprato al Salone del Libro a Torino del 2023, nonostante io avessi già visto il film, e di solito non tendo a non leggere quei libri di cui ho già visto il film perché magari conosco la storia, quindi insomma sono casi eccezionali come questo, uno perché tanto il film non me lo ricordavo più di tanto e due perché mi interessava leggere quello che è considerato appunto il capolavoro di Yates. Siamo in questo caso in Connecticut, in questa zona residenziale piccolo borghese che dà il nome anche al libro Revolutionary Hill in realtà, nel 1955, primavera estate, e seguiamo da vicino quella che all'apparenza sembrerebbe una normalissima famiglia americana composta da padre e madre, quindi Frank, April e i due bambini. La madre è una casalinga, si prende cura dei bambini, fa la mamma a tempo pieno, il padre lavora, fa un classico lavoro d'ufficio, fa il pendolare per andare tutti i giorni in città. Questa vita ordinaria, man mano che noi ci avviciniamo a guardarla, capiamo che uno ordinaria non è e due viene sconvolta soprattutto a un certo punto da una serie di avvenimenti. Si innescono infatti una serie di scene, di eventi appunto successivi, ma cose minime, minuzie all'apparenza, che mettono in discussione l'equilibrio di questa famiglia, perché infatti vabbè, i bambini diciamo sono personaggi secondari, ma soprattutto i due coniugi April e Frank vediamo piano piano che sono molto insofferenti, sono insofferenti per la vita che hanno, per questa piccola realtà appunto borghese in cui si sono inseriti, si sentono arrivati ma capiscono che non è quello che vogliono dalla vita, che cercano altro, si sentono insofferenti nei confronti dei vicini, delle persone che frequentano, dei loro amici che sembrano così integrati in questa, diciamo, messa in scena di perbenismo piccolo borghese, si sentono insofferenti anche nei confronti l'uno dell'altro. Quindi si toccano tanti temi durante la lettura di questo romanzo, quindi oltre appunto al sogno borghese che ci accorgiamo presto che non è, diciamo, così perfetto come lo si vuole far apparire, che non è tutto oro quello che luccica, sicuramente la messa in discussione del proprio coniuge, il fallimento del matrimonio, della vita perfetta, il rapporto con i figli anche che ha questa mamma che spesso non li sopporta, ma anche in realtà il padre, quindi la questione della genitorialità, il ruolo della donna nella società, in quella società soprattutto, il ribaltamento che si ha, perché a un certo punto loro così insoddisfatti della vita che hanno, in realtà più a April viene l'idea di cambiare totalmente la loro vita e trasferirsi in Europa, in particolar modo a Parigi, dove Frank tra l'altro è stato in guerra, ha vissuto quindi per un periodo lì, e il ribaltamento sta proprio nel fatto che secondo lei lì potrebbe lavorare, avere successo, riuscire a mantenere la famiglia, mentre Frank potrebbe finalmente non fare un lavoro così da lui definito stupido, noioso, in cui non viene messa assolutamente in luce tutta la sua personalità, la sua bravura, la sua intelligenza, assolutamente nulla, e potrebbe invece dedicarsi a se stesso, a qualcosa che gli piace, non lavorare, insomma, quindi sarebbe April a mantenere la famiglia, quindi da qui il ribaltamento, e per un po'
aleggia nell'aria questa idea fin quando non crolla tutto. Quindi c'è una forte critica sicuramente alla società e a quel tipo di classe sociale di quei tempi. C'è anche messa in mezzo un po' la questione dei disturbi mentali per altri personaggi che subentrano, di cui adesso non sto a parlarvi, non vi voglio fare neanche troppo spoiler, anche se probabilmente molti di voi già avranno letto questo libro o avranno visto il film. Devo dire, a me è piaciuto tanto perché ho trovato la scrittura di Yates molto scorrevole, scorre liscia come l'olio, senza fronzoli. Ci sono tanti dialoghi che rendono molto molto bene i concetti, l'ho trovato veramente molto semplice da questo punto di vista, ma emergono allo stesso tempo chiari tutti questi temi di cui vi ho parlato, ecco. Quindi è interessante, ecco, andare a spiare all'interno di questa famiglia e capire come e vedere come tutto praticamente si sgretola piano piano. Ci sono dei momenti in cui sembra ci possa essere una ripresa, c'è una speranza. Poi c'è il crollo finale. Siamo poi forse all'unico fail di questo mese, all'unico libro che non mi è piaciuto tanto, cui forse avevo delle aspettative diverse semplicemente, che è Una passeggiata nella zona di Kamish, immagino che si legga il cognome di questo autore, edito Keller. Questo è un reportage, una sorta di reportage memoir, quindi c'è una parte di autobiografia, questa nuova forma di geografia letteraria mi verrebbe da dire, in cui l'autore ci porta proprio nella zona, quella che viene chiamata la zona, che è la parte in cui una volta c'era Chernobyl, in cui è avvenuto il disastro di Chernobyl. L'autore infatti è ucraino, ma non solo, è figlio di uno di quelli che vengono chiamati liquidatori di Chernobyl, ovvero di quegli ingegneri, in generale di quegli uomini, il padre era ingegnere, che sono stati poi chiamati per cercare di tamponare ed evitare appunto il disastro, e che poi tra l'altro si è ammalato di cancro ed è venuto a mancare quando l'autore era un ragazzino. Quindi capisco da una parte il fatto di voler raccontare quei luoghi, capisco il sentimento anche un po' dell'autore che continua a tornare in questi luoghi, che si sente appartenere a questi luoghi che chiaramente adesso sono abbandonati, e lui in qualche modo si sente attratto, sia in certi casi ci racconta appunto va con i turisti, quindi ci sono delle escursioni che effettivamente vengono organizzate per portare i turisti in questi luoghi, c'è una sorta di turismo strano, un po' dell'horror, ecco, per questi luoghi, per poter raccontare e dire di essere stati lì dove sono avvenuti questi disastri. Ma poi c'è tutta quella parte in cui lui va da solo con altri suoi conoscenti che hanno un po' la sua stessa, diciamo, passione, in tutte quelle aree in cui non si potrebbe chiaramente andare, quelle più abbandonate, quelle più anche difficili da raggiungere, in situazioni estreme di freddo, senza praticamente questo, cioè, parte, va, non si porta assolutamente nulla, forse un sacco a pelo e una scatoletta con qualcosa da mangiare, quindi sono delle spedizioni fatte proprio a livelli estremi, che spingono anche il corpo umano a delle prove, a delle sfide che sicuramente non tutti sarebbero in grado di superare. Ma quello che non mi ha convinto è un po' forse lo stile di scrittura e i presupposti della narrazione. Ecco, mi aspettavo che ci venisse spiegato qualcosa in più su questa zona, in generale sulla storia dei posti, invece ho trovato tutto un miscuglio, semplicemente un voler mettere nero su bianco alcune cose che si stavano vivendo più per se stessi che per gli altri. Non so se mi spiego da questo punto di vista. Ecco, il risultato per me è che c'è un gran caos, e chi non è addetto ai lavori, quindi chi magari non sa molto, vive come primo approccio anche il fatto che possa esserci un turismo in questi posti, si ritrova confuso, sicuramente interessato da un lato, almeno questo è quello che è successo a me, altrimenti non avrei letto questo libro, ma confuso. Non mi è stato spiegato niente, ho solo letto una serie di scorribande di quest'uomo appunto che si introduce in questi posti, che si ubriaca, che alterna poi i suoi giorni con momenti al caldo, ma che sembra vivere in questa sorta di confusione, caos anche mentale, forse spesso non è lucido, insomma, appare quasi come il cattivo ragazzo sbandato, scapestrato, senza motivo si introduce in questi luoghi e ci passa una settimana, due settimane, un mese, insomma, fin quando poi a un certo punto molto spesso i poliziotti non lo prendono e non lo buttano fuori, non lo riportano a casa. Ecco, questa è la situazione. Quindi
Per me è proprio carente di presupposti, di motivo finale per chiudere il libro, di interesse nel voler fare anche conoscere, voler spiegare qualcosa a chi legge. Ecco, è un libro più di memorie per sé, per chi queste cose le ha vissute, non lo so. Non mi ha convinto, ecco, l'ho finito perché comunque è un libricino breve, si legge veramente in poco tempo, ma ho anche un ricordo confuso dei vari capitoli, mi sembra tutto uguale, cioè non vedo proprio differenza tra i vari racconti, non c'è un filo logico, non c'è, appunto, come vi dicevo, una motivazione altra, che è quello che secondo me ci vuole quando si decide di raccontare qualcosa. Passiamo poi a uno dei libri che ho ascoltato, in audiolibro, appunto, quindi non ho la copia cartacea, ed è Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, titolo difficilissimo, non mi entra in testa. Metto qui la copertina, l'ho ascoltato su Storytel, che sto testando in questi mesi, in queste settimane, e come sempre mi stupisco del catalogo vastissimo che ha, infatti ne riparleremo, ci sono tanti titoli che effettivamente ho trovato. Se volete provarlo anche voi gratis per 30 giorni, vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto alla promozione, quindi col mio codice potete provare l'app appunto per 30 giorni, ascoltare gli audiolibri senza nessun vincolo. Appunto, io ho ascoltato Guida al trattamento dei vampiri per entrare un po' nel mood di Halloween, di ottobre, l'atmosfera un po' spooky. Questo libro viene classificato come un horror. Secondo me, ecco, non nel senso stretto del termine, o non nel modo in cui intendo io gli horror. Io sono una fifona, di solito, cioè, non guardo film horror assolutamente, anche con le letture vado molto con i piedi di piombo proprio perché mi spavento facilmente, è facile non dormire poi la notte, quindi evito. Ma questo appunto avevo capito che non era eccessivamente pauroso ed effettivamente non lo è. Ci sono dei momenti un po' splatter macabri, ma proprio sono dei momenti piccoli piccoli e secondo me anche il fatto di ascoltarli in audiolibro mi aiuta a superarli più facilmente, non avendo appunto le pagine davanti, perché magari spesso ascolto l'audiolibro mentre faccio altro, mentre sono in giro, eccetera, quindi riesco a superare questi momenti. Comunque, come vi dicevo, se anche voi siete come me, non, ecco, è una cosa fattibilissima, non c'è molto di cui spaventarvi, quindi se volete leggerlo potete farlo abbastanza tranquillamente. A me è piaciuto molto, vi devo dire, sia per l'atmosfera e l'ambientazione, per come parte un po' il libro, ovvero siamo in questo sobborgo di Charleston, un sobborgo ancora una volta borghese, c'è tanto perbenismo, ci sono queste famiglie perfette, i mariti vanno al lavoro, le mogli si prendono cura dei figli, sono casalinghe, chiaramente, come dice il titolo stesso, e questo è in particolare un gruppo di donne, fonda un club del libro in cui si concentrano appunto sulla lettura di titoli thriller, misteri, gialli, quindi qualcosa che dia un po' di brio alle loro vite, alle loro esistenze piatte, fin quando a un certo punto non arriva chiaramente un evento che sconvolge tutta la quiete di questa cittadina. Come la sconvolge? In modo non estremamente irruento, ma questo vampiro, perché ovviamente qui dal trattamento dei vampiri arriva un vampiro, arriva un vicino che si integra nella comunità, quindi fa amicizia con i figli, con i mariti, sembra un uomo per bene, ma una donna, cioè la nostra protagonista, si accorge che effettivamente non è così. Ecco, quindi parliamo di un vampiro sicuramente moderno e io ho apprezzato questo fatto di rendere il vampiro un po' diverso rispetto a quello che ci immaginiamo noi, che però comunque mantiene delle caratteristiche del vampiro, per esempio non esce di giorno. Si nutre chiaramente di altri esseri umani e vediamo come appunto queste donne dovranno iniziare a lottare per farsi credere dai loro mariti e mettere in salvo un po' quella che è tutta la comunità, ma prima di tutto loro iniziano a lottare perché ad essere messe a rischio sono le vite dei loro figli. Quindi diciamo c'è una lettura abbastanza superficiale, semplice, in cui abbiamo questa storia molto piacevole che si legge, si ascolta molto facilmente, ma sullo sfondo i temi che vengono un po' fuori durante la lettura sicuramente sono interessanti. Prima di tutto perché soprattutto è una, questa donna, la protagonista che all'inizio non viene creduta nemmeno dalle sue amiche, perché poi ovviamente ci sono degli stratagemmi del cattivo per rimanere nascosto. E in secondo luogo poi quando anche tutte si alleano per cercare di distruggerlo, i mariti sono quelli che cercano di mettergli i bastoni dalle ruote, che le credono pazze, perché proprio sono alleate
con questa persona, con questo cattivo, perché è quello che porta anche i soldi, che fa girare l'economia di questo paese, che li fa arricchire, quindi sicuramente ci sono tante tematiche. Questi mariti sono praticamente quasi assenti, vengono fuori soltanto proprio verso la fine, nel momento in cui la situazione si fa critica e devono cercare di riportare le donne al loro posto, rimetterle al loro posto, nella loro posizione di casalinghe, di madri, senza impicciarsi di altri fatti che non le riguardano, ecco. Io ho apprezzato molto anche lo stile di scrittura che riesce bene a farci immedesimare, soprattutto in questi sentimenti di angoscia, non lo so, di frustrazione e anche rabbia quando capiamo che la nostra protagonista e poi tutte le altre donne non vengono credute in realtà, ecco, noi sappiamo la verità chiaramente. Io mi sono immedesimata molto in questi processi del cercare di portare a galla la verità, ecco. Mi è piaciuto veramente tanto, vorrei recuperare il cartaceo perché non lo so, vorrei averlo, ma vediamo. Poi c'è quello che è il capolavoro sicuramente di questo mese, nonché probabilmente uno dei libri più belli che ho letto quest'anno, che non volevo quasi leggere, non lo so, l'ho preso in scambio un sacco di tempo fa perché qualcuno me lo aveva consigliato, ma poi stava lì nel dimenticatoio, tanto che l'avevo inserito in realtà nei libri messi estratti dal calendario dell'avvento dell'anno scorso. Praticamente avevo fatto una lista di libri che non volevo leggere, che avevo e non avevo poca voglia di leggere, quindi stavano lì libreria a prendere polvere per cercare di smaltirli quest'anno, e tra questi era uscito proprio questo qui di cui adesso vi parlo. Meno male che l'ho letto perché è veramente stupendo. Sto parlando di Vita di Melania Mazzucco, che tra l'altro ha vinto il premio Strega nel 2003, e anche questo lo trovate su Storytel, lo trovate in audiolibro. Io ho alternato la lettura in audiolibro con il cartaceo, come si può vedere anche dai vari post-it che ho inserito, e questo vi fa capire quanto mi sia piaciuto, ma in questo caso vi dico è fondamentale avere il cartaceo perché in realtà l'audiolibro è una versione non integrale, una versione parziale in cui mancano secondo me delle parti fondamentali per apprezzare il libro, ovvero di cosa parla? È una sorta di biografia, prendetela con le pinze, molto larga, di una parte della famiglia dell'autrice. Quindi c'è una parte di storia vera, cioè i presupposti, i personaggi base anche sono veri, sono realmente esistiti, chiaramente poi è tutto romanzato, ma l'autrice ci racconta proprio di una parte della sua famiglia, dei suoi antenati, che nei primi anni del Novecento, dal sud Italia, in un paesino del Basso Lazio, che al tempo era ancora in provincia di Caserta, quindi era in Campania, sono emigrati in America, a New York, cercando proprio quello che è il sogno americano. Quindi si alternano le due narrazioni di questi personaggi a momenti in cui l'autrice ci parla di quelle che sono appunto i suoi genitori, suo padre, perché lei ci racconta del nonno di suo padre, se non sbaglio, un po' ingarbugliato comunque, e quindi poi ci racconta anche del padre, chiaramente, che questi personaggi li ha conosciuti, ci racconta dei suoi viaggi in America, le ricerche negli archivi per cercare di appunto ricostruire tutta la vicenda, ci sono tanti cenni storici, e tutto questo nell'audiolibro manca, c'è solo la parte più, diciamo, romanzata di questi protagonisti, poi del romanzo, che arrivano in America e da lì crescono. Li seguiamo per gran parte della loro vita perché Diamante, appunto, che è il bisnonno dovrebbe essere, Vita, che è una parente di cui poi in realtà si innamora, sono veramente dei bambini quando arrivano in America e scoprono una realtà completamente diversa da quella che si aspettavano. Vita ritrova il padre, che in realtà possiede questa sorta di per italiani che sono ovviamente inseriti in dei ghetti in cui, neanche a dirlo, a farla da padrona Little Italy è la mafia, che viene, a posto di essere educata, mandata a scuola eccetera eccetera, viene messa a lavorare, ovviamente a cucinare, a fare le faccende di casa per tutti. Diamante, che invece appunto ritrova lo zio e alcuni cugini, fa fatica a trovare lavoro, passa da un posto all'altro, ovviamente all'inizio non parlano la lingua, sono completamente snobbati dal resto della popolazione, ecco. Soffrono grande povertà, questi due protagonisti si allontanano, si avvicinano, si ritrovano, si perdono per tantissimo tempo. Diamante ne vede di tutti i colori, cose che poi, ecco, sono narrate, nonostante capisco che ci sia una parte romanzata nel mezzo, perché chiaramente non si possono conoscere tutti questi dettagli di questi personaggi, ma sono completamente verosimili e sono resi verosimili anche proprio dai cenni storici. È un grande, secondo me, anche romanzo storico questo, bellissimo, ma strappalacrime, ecco, ci sono delle parti durissime, c'è tanta miseria, c'è tanta povertà, soprattutto perché
per gran parte del libro i protagonisti sono questi bambini che sono veramente piccoli, che in qualche modo cercano di destreggiarsi, ecco, con la vita, e poi sono estremamente commoventi i momenti finali o i momenti centrali in cui si capisce effettivamente come sono andate le cose, quindi pian piano l'autrice ci svela effettivamente se questi personaggi che noi conosciamo da bambini sono rientrati in Italia, sono rimasti in America, si sono sposati, eccetera, eccetera, quindi capiamo un po' come sono andate le cose, come si ricollegano anche a lei, a Melania. Commovente veramente tantissimo, anche perché penso, almeno per quanto mi riguarda, forse per chi è del sud è più facile, c'è sempre una parte di famiglia che in quegli anni, oppure qualche anno dopo, nel secondo dopoguerra, appunto, ha deciso di lasciare tutto e andare in America, in Canada, per quanto mi riguarda in Canada, quindi è facile anche di più immedesimarsi magari con una storia di famiglia vicina alla propria. Vabbè, a me è piaciuto tantissimo anche la scrittura, la profondità veramente di tutto, ma l'attenzione anche ai dettagli. È un romanzo più lento sicuramente, non scorre velocissimo come gli altri, ma è giusto così, ha un ritmo proprio che ci fa immedesimare nella vita di queste persone. Quindi io non posso fare altro che consigliarvelo, lo consiglierò fino alla morte. La luce sta sempre più andando via, ma mille incidenti di percorso oggi con la macchinetta, va bene. Comunque, tutti i libri, cioè i quattro libri che restano, di cui vi parlo adesso, ve ne parlo in modo un po' più veloce, senza dilungarmi troppo, perché in realtà sono stati i protagonisti, diciamo, dell'ultimo video, che se non avete visto vi lascio qui da qualche parte o nell'info box, vi invito a recuperare, perché è una challenge che non avevo mai fatto prima, in cui mi sono praticamente sfidata a leggere per una settimana soltanto libri di Halloween, spooky season, un po' così disturbanti, eccetera eccetera, e appunto quindi di questi libri ne abbiamo parlato in quel video lì che è uscito proprio la settimana scorsa nei giorni di Halloween. Sicuramente vi ho detto un po' le mie opinioni man mano che li leggevo, quindi ve li accenno qui, se poi magari vi interessa sapere, vedere qualcosa in più vi rimando a quel video. Il primo libro di cui vi parlo è un altro audiolibro che ho ascoltato sempre su Storytel ed è il mio secondo approccio a Carrère. Infatti ho ascoltato L'avversario, che forse è un po' considerato anche il suo capolavoro, ed è la seconda praticamente biografia che io leggo di Carrère, perché il primo approccio era stata Limonov. Ovviamente qui siamo davanti a cose completamente diverse, perché L'avversario parla di un uomo, insomma ci racconta un caso di cronaca realmente avvenuto, cui praticamente quest'uomo protagonista, Jean-Claude Roman, nel 1993, se non sbaglio, o a Lione o vicino Lione, non mi ricordo, comunque in Francia, a un certo punto ha ammazzato moglie, figli, i due figli, i genitori, e ha provato a dare fuoco alla casa della sua famiglia con lui dentro. Purtroppo, o forse per fortuna, per dar modo a questo libro di esistere, lui è sopravvissuto, è stato in coma per ovviamente un lungo periodo e poi da lì è iniziato tutto, ovviamente sono iniziate le indagini su quanto era successo, i suoi interrogatori, processo, cose varie, e poi è stato condannato in realtà all'ergastolo. Carrère si interessa a questo personaggio, gli scrive perché vuole, gli dice voglio proprio scrivere un libro su di lui, quasi si ossessiona da questa vicenda. Quest'uomo in realtà non risponde per una serie di anni, forse due o tre, perché non può farlo, perché gli avvocati glielo impediscono, perché ci sono ancora tutte le procedure aperte, il processo è in corso, eccetera eccetera. Quindi lui pensava di essersi un po' liberato in realtà di quest'uomo, ma passati questi anni, chiuso il processo, avvenuta effettivamente la condanna, quest'uomo gli risponde, gli riscrive, e quindi abbiamo questo libro che in realtà è molto breve, si legge in poco tempo, immagino si ascolta veramente in qualche ora. E Carrère è sempre molto analitico, molto freddo, rimane molto all'interno dei binari, no? Ci racconta la vicenda dall'inizio alla fine, ci spiega un po' come sono andate le cose, fa parlare anche soprattutto all'inizio del libro cani. Il libro si apre con il miglior amico di questo Jean-Claude che è incredulo a quello che è praticamente successo, non crede che effettivamente sia lui il suo amico l'assassino, che non farebbe male una mosca, sicuramente deve esserci qualche altra ragione, qualche altro killer praticamente in giro, quindi analizza tutta la situazione e ci porta a conoscere questo personaggio e ci spiega quelli che sono i motivi che l'hanno spinto a fare questi gesti, che l'hanno portato proprio ad arrivare a tanto. Ci racconta un po' la storia, no? Anche dell'infanzia, della
giovane età di quest'uomo, perché sta proprio lì il motivo che l'ha reso quello che è. Ecco, perché lui praticamente inizia a mentire a un certo punto della sua vita, quando è all'università, inizia a dire che insomma sta frequentando la facoltà di medicina, in realtà non accede all'esame, credo per il terzo anno, ma continua a dire di essere iscritto. A un certo punto dice di essersi laureato, di essere un medico, di lavorare in ospedale, insomma mette in scena tutta una serie di bugie, inizia a mentire, e tutte queste bugie costruisce questo castello di carte con la sua famiglia, con i conoscenti, con quella che sarà poi la sua futura moglie e madre dei suoi figli, con tutti. E non si spiega veramente com'è possibile che nessuno l'abbia mai sgamato a questa persona, incredibile, cioè veramente sono quelle storie che sono vere ma inverosimili, impossibili da credere vere, invece è così, fin quando a un certo punto tutta questa serie di menzogne, questo castello di carte che si è costruito, non sta per crollare, soprattutto per una questione monetaria, e quindi lui decide di fare quello che ha fatto. Mi è piaciuto tanto, è interessante appunto capire come ne parla Carrer e come anche lui si mette nel mezzo della vicenda, appunto dichiarandosi per prima parte incuriosito, quasi ossessionato da questa vicenda, sconvolto quando quest'uomo gli riscrive e quindi effettivamente non può più tirarsi indietro dallo scrivere questo libro, tant'è che poi a un certo punto ci sarà anche una pausa nella scrittura perché lui ha bisogno di distaccarsi da questa vicenda, perché sicuramente non sarà stato facile entrare a contatto con questa persona in modo così ravvicinato e parlarne allo stesso tempo senza dare giudizi. Ecco, la scrittura di Carrer è sempre molto imparziale, ci racconta quello che ci deve raccontare, ci dice anche magari come si è sentito lui, ma è priva di giudizio, priva di qualunque giudizio in realtà, e questo secondo me è la cosa bella, poi sta a noi farsi un'opinione di questa persona. La seconda lettura, sempre per questa challenge, è stato un libro che fresco fresco mi è arrivato da pochissimo tramite uno scambio su Acciobooks. Niente, lo dovevo leggere perché era perfetto per questo periodo, e sto parlando di Wayward di Emily Hart. Sicuramente ne avete sentito tanto parlare perché negli ultimi anni, non so quando è uscito, 2023 esatto, quindi diciamo nell'ultimo anno se ne è parlato veramente tantissimo, è sempre bene, quindi io da curiosa me lo sono pappata in veramente 3-4 giorni, perché scorrevolissimo. Ci parla della storia di tre donne, le donne Wayward, che sono legate da questo cognome, sono tre donne della stessa generazione, vivono in epoche diverse, qui ce lo dicono la quarta di copertina, 2019, 1942, 1619, quindi alcune anche molto lontane tra di loro, ma sono tutte donne prima di tutto legate dall'amore per la natura, hanno un sesto senso, hanno questo modo di parlare, di sentire la natura, che sicuramente le rende particolari e ci svela un po' quella che è la loro natura, che è quella di streghe, ma è una stregoneria, non lo so, per me è diversa da quella che mi immaginavo, è una stregoneria velata, non ci sono calderoni, non lo so, viaggi sulla scopa, eccetera eccetera, è qualcosa che ha più a che fare appunto con il saper sentire la natura, saper prendere da lei quello che sa dare a livello quindi di creazione, sicuramente di infusi, di medicinali, poi nei tempi più moderni semplicemente coltivare un orto, stare a contatto con gli animali, e sono donne che in un modo o nell'altro sono costrette a un certo punto a privarsi di questa loro qualità per non destare sospetti, o perché sono successi degli avvenimenti brutti e quindi per reazione si sono chiuse in se stesse, si sono chiuse all'interno di case, di società più moderne, come nel caso della donna appunto vissuta nel 2019 di Kate, fin quando a un certo punto non arriva un evento che riporta allo scoperto questa loro anima, perché un'altra cosa che le lega è, sono donne che hanno subito torti, ingiustizie, sono dominate dalla parte maschile della società, ecco, oppure c'è una parte che comunque cerca di dominarle, quindi loro a un certo punto rivelano un po' il loro spirito guerriero, cercano di lottare per riaffermarsi, per riaffermare la loro indipendenza, certe volte per sopravvivere. Il libro si apre in cui Alta, che è la donna Wayward vissuta nel 1619, sta per quasi per essere messa a rogo, quindi in situazioni chiaramente di estremo pericolo. È molto bello leggere come alla fine sono connesse tutte e tre, come tutte e tre appunto tramite questi poteri, chiamiamoli così, riescono a riconnettersi con la famiglia, con questa generazione di donne, con il loro vero essere e con la natura.
L'ho trovato molto scorrevole e molto interessante. Ecco, non sono temi di cui leggo di solito, non lo so, non mi hanno mai attirato troppo, però mi è piaciuto veramente tanto. È stata una bella lettura, giusta per il periodo, coccola, con dei belli insegnamenti dietro, senza essere troppo, senza ecco pretendere in realtà troppo. Mi è piaciuto molto, vorrei leggere anche Sirene, anche se so che non è bello come questo. Terzo titolo della sfida, un altro audiolibro. Non so, a un certo punto forse ho sconfitto la mia paura per questi horror, così libri che non avevo mai preso in considerazione di leggere, e ho iniziato ad ascoltare un libro della Jackson. Ecco, Shirley Jackson, grande maestra del gotico, dell'orrore, forse paragonata un po' come figura contrapposta femminile a Stephen King. Io ho letto soltanto Paranoia, che è un suo libro di non fiction in cui parla dello scrivere, insomma non c'è molto di horror, e mi sono lanciata così in Abbiamo sempre vissuto nel castello, e alla fine neanche qui c'è niente di horror, ecco, non assolutamente, anzi forse fa ancora meno paura di Guido al trattamento dei vampiri, che in realtà è tutto molto velato, cioè comunque non ci sono presenze, non ci sono esseri soprannaturali, non ci sono spargimenti di sangue, assolutamente, quindi su questo potete andare tranquilli, ma c'è una sorta di follia che inquieta un po', ma è tutto molto velato. Infatti il libro si apre su questa famiglia un po' strana, perché sono rimasti soltanto una ragazzina diciottenne, Marycat, che è un po' la voce narrante anche, la sorella, che è un po' più grande, che si prende cura della casa, e lo zio, che è invalido. Vivono in questa grande casa, in luogo in degli anni imprecisati, e vediamo come noi, leggendo tutto dal punto di vista di questa ragazza, che in realtà ci parla con una voce molto infantile rispetto a quella che è la sua età, questi sono una famiglia che è un po' strana, che vive un po' isolata, derisa dagli altri abitanti del paese, non escono mai, e quindi siamo un po' dalla loro parte, fin quando non scopriamo che in realtà tutto il resto della famiglia è morta 6 anni prima, lo stesso giorno, perché sono stati tutti avvelenati a un pranzo o una cena, non lo so, arrivati al momento del dolce, lo zucchero era pieno di arsenico, e quindi sono morti tutti, sono sopravvissuti solo loro tre. Quindi uno di loro è stato l'assassino, e considerando che lo zio è rimasto invalido dopo l'accaduto, non è stato lui, ecco, viene escluso, viene processata la sorella più grande, in realtà viene assolta, ma noi presto veniamo a scoprire che comunque c'è del mistero in questo, ma proprio perché ci rendiamo conto che il narratore che ci sta raccontando tutto è molto molto inaffidabile, quindi c'è questa inaffidabilità del narratore che ci fa vedere le cose dal suo punto di vista, ma a un certo punto noi capiamo che ci sono degli sprazzi di follia. Questa ragazza, appunto, che vi dicevo sembra molto più piccola rispetto alla sua età, ha questi modi strani di fare, protegge la casa con una sorta di, secondo lei, incantesimi, è molto selvaggia, va spesso nel bosco con il cane. Insomma, ci sono degli elementi che non quadrano, fin quando a un certo punto, a sconvolgere la quotidianità di questa bizzarra famiglia, arriva un cugino lontano, Charles, che si introduce in casa. Questa Marycat fa il diavolo a quattro perché c'è questa intrusione, fin quando appunto non riuscirà nel suo intento di tenere effettivamente lontano il cugino, in modi che vi lascio scoprire, non vi voglio fare altri spoiler, ma appunto pian piano ci saranno queste scene di ordinaria follia nel quotidiano che appunto, sebbene non ci siano colpi di scena veri e propri, per questo vi dico non c'è assolutamente niente di horror, ci sono questi sprazzi che in realtà non viene mai chiamata per nome, no? È sempre molto una cosa velata, una cosa nascosta, sta a noi poi lettori renderci conto di quello che effettivamente è successo. Quindi chiudete il libro e dite: ah, così stanno le cose, ho capito. Cioè, io fino alla fine non avevo ben compreso, poi mi sono resa conto, e allora lì sta l'inquietudine del libro. Secondo me questo è un effetto molto più difficile da rendere rispetto a scrivere di, non lo so, un qualcosa di splatter, di sangue, di fantasmi, eccetera, eccetera. Lì sta la bravura, quindi l'ho apprezzato molto. Vediamo se avrò il coraggio di leggere qualcos'altro della Jackson. E ultimo, ma non per importanza, il libro che da tempo mi riservavo proprio da leggere ad Halloween, perché è perfetto anche la copertina, lo vedrete, è Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie. Ultimamente lo sto leggendo abbastanza, la Christie ho letto finora, questo è il terzo libro, credo, anche questo lo trovate in audiolibro, ma io l'ho soltanto letto appunto per quella challenge in qualche giorno, l'ho letto veramente in pochissimo perché scorre molto molto bene. Classico giallo, vi dicevo, perfetto per Halloween, ci sono anche le zucche proprio perché l'omicidio, il delitto principale avviene la notte di Halloween. Siamo anche qui in una
realtà abbastanza tranquilla in cui tutti si conoscono, molto piccola, non lontani da Londra. Questa protagonista è invitata da un'amica in questa cittadina e partecipano a queste party di Halloween, in realtà organizzato per i ragazzini, in cui si fanno vari giochi, quindi c'è una classica atmosfera accogliente, bella, confortevole, fin quando sbam, ovviamente tutta la quiete viene rotta da questo elemento disturbante, da questo delitto, perché una ragazzina, anche abbastanza inquietante in realtà, perché questa ragazzina viene trovata morta, annegata in un secchio. Una ragazzina tipo di 13 anni e quindi questa signora, protagonista, scrittrice, molto famosa, è amica di Poirot, corre a Londra, chiama Poirot che interviene a risolvere il caso. Non vi voglio dire troppo della trama perché secondo me qui è un attimo a fare spoiler, ma vi dico appunto che il ritmo è reso molto bene da questo avvenimento che arriva così improvviso, da tutto quello che succede dopo. Ci sono una serie di personaggi che fanno tutti da contorno appunto a questa cittadina, tutti si conoscono, tutti danno le stesse versioni delle cose, che quindi crea molto bene la struttura, no, del giallo. E come al solito, fino alla fine, io non avevo capito niente, non avevo capito proprio di cosa si trattasse, di chi era effettivamente l'assassino. Ovviamente poi si risolve tutto, come dicevo in quel video, anche in questo caso, alla fine Poirot ci spiega tutto, ci spiega come ha capito le cose, ci spiega chi è stato, chiaramente, eccetera, eccetera, ma mi sembra sempre che il finale sia molto affrettato, ecco, si dà tanto spazio alle indagini, al capire perché, per come, al conoscere i vari personaggi, ma io vorrei sempre che ci si dilungasse un attimo di più sul finale, su quello che succede. Invece poi Poirot dice: io ho capito questa cosa perché così colì, in poche pagine finisce il libro. Avrei, sì, io vorrei un po' più di, non lo so, avrei sempre delle domande in più da fare, però nel complesso mi è piaciuto. Benissimo, quindi ho finito, ce l'abbiamo fatta, queste sono state tutte le mie letture di ottobre, come vi dicevo nel complesso abbastanza soddisfacenti, e adesso prima di entrare in quelle natalizie vorrei proseguire un po' con le letture in generale autunnali, quindi continuate a seguirmi per non perdere i prossimi video, come al solito una settimana, oppure seguitemi sugli altri social per aggiornamenti quotidiani sulle letture, ma anche su tanto altro in realtà. Fatemi sapere ovviamente cosa avete letto voi. Ciao!